che cambia siamo noi. HFarm nasce nel 2005, è una piattaforma di innovazione che ha l'obiettivo di aiutare i giovani a costruire nuove imprese. Oggi, dopo 12 anni, è una piattaforma che associa il momento dell'investimento, dove facciamo nascere queste start-up, queste nuove imprese, a un momento importante di formazione e delle attività di consulenza che servono a fare in modo che le imprese che ci sono oggi in Italia riescano a trasformare se stesse in funzione di quello che è il cambiamento che la tecnologia sta disegnando per loro. In HFarm oggi lavorano 530 ragazzi, attorno a noi vivono anche altre realtà, si sono aggregati talenti che noi abbiamo finanziato con le loro start-up. HFarm come realtà in sé quest'anno arriverà poco sotto i 50 milioni di fatturato, ha uno sviluppo che è appunto nell'ambito degli investimenti ma soprattutto nei servizi. Le aree che HFarm esprime oggi sono fondamentalmente tre, cioè quella iniziale degli investimenti che ci vede investire ogni anno 2-3 milioni di euro con l'intento di selezionare le migliori iniziative su temi molto specifici che di volta in volta andiamo a identificare, dove andiamo a cercare per conto delle aziende le migliori iniziative anche a livello internazionale al fine di portare nuove imprese, giovani competenti di fronte a un'industria che deve per forza cercare energia nuova per riacquisire velocità. L'altra parte invece è completamente focalizzata sui temi del supporto alla trasformazione di queste imprese. La parte più importante di HFarm è tramite un importante numero di persone, oltre 200 persone, che oggi lavorano proprio a livello di ridisegno dei processi per inserire il digitale all'interno del processo operativo di un'azienda. Quindi lavoriamo con tutte le aziende più importanti che abbiamo nel paese al fine di favorire il commercio elettronico, l'utilizzo di strumenti digitali per la distribuzione dei prodotti, per il disegno dei prodotti. La terza parte rilevante di HFarm è quella votata completamente all'education e lì lavoriamo da ormai 6-7 anni sui temi dell'apprendimento legato al digitale nel post-diploma. Però 2 anni fa abbiamo pensato che era interessante cominciare ad affrontare questo tema anche sui più piccoli. Abbiamo acquisito 3 scuole internazionali dove stiamo sperimentando un modulo formativo che stiamo disegnando che si va ad aggiungere al percorso didattico tradizionale di una scuola internazionale aumentato al digitale. HFarm si colloca in questa grandissima tenuta di 1800 ettari di fronte alla laguna di Venezia, è distribuita su questi 5 rustici, oggi sono 14.000 metri quadri su una superficie di 20 ettari, siamo a pochi mesi dall'inizio di un altro sviluppo importante a livello edificativo perché andiamo a costruire altri 27.000 metri quadri su altri 30 ettari che sarà tutta la parte formativa. Abbiamo scelto questo luogo qui perché rappresenta perfettamente quella che era la visione iniziale del progetto, che era quella di costruire una human farm dove l'uomo doveva stare al centro di tutto, doveva riacquisire un'armonia anche nello sviluppo di soluzioni tecnologiche con quello che era l'ambiente che lo circondava al fine di dare un'umanità e una profondità diversa anche alla realizzazione digitale. L'H sta per human, l'uomo deve vedere in questo luogo un luogo che rappresenta anche un po' una scelta di vita, di dire io lavoro nel digitale che sicuramente è super frenetico, super adrenalinico, però lo voglio fare in armonia con un ambiente che segue dei ritmi naturali. La farm fondamentalmente perché di fatto qui c'è una vecchia fattoria e il lavoro principale è quello che facciamo da 10 anni nel finanziare le giovani imprese è proprio seed, mettiamo un seme che in quel caso lì è un'idea, un finanziamento e lo coltiviamo, lo tiriamo su come si faceva con l'agricoltura, però in questo caso sono idee che devono germinare all'interno di un contesto fatto da persone, e da competenze e da piattaforme tecnologiche.
che state facendo voi è straordinario, è molto importante che venga raccontato, tracciato, presentato uno scenario di Italia che sta facendo delle cose belle, perché io conosco un sacco di ragazzi che sono andati all'estero che vorrebbero tornare perché il nostro paese è sicuramente quello con la qualità della vita più alta in assoluto. È un qualcosa che veramente urla vendetta, cioè se abbiamo dei giovani che vogliono tornare dobbiamo dargli tutte le possibilità di tornare immediatamente. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.